premessa, vorrei fare un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, vuol dire, con i loro progetti per il nostro Porto Vecchio. Questo secondo me è un passaggio positivo, il fatto che comunque a Sanremo ci siano privati che investono e che hanno voglia di investire per il nostro territorio. La scelta è una scelta che secondo noi è stato il progetto quello più integrante per la nostra città, nel senso, col discorso del sottopasso sicuramente la città ha un respiro diverso. Questa è stata una scelta importante per noi, proprio perché comunque anche in visione di quello che sarà la Sanremo del futuro, è un progetto che ci è piaciuto molto. Vi ricordo che comunque anche un progetto che parte anche da lontano, cioè si è partito da una pedonalizzazione di via Matteotti, si è partito, voglio dire, tutta la riqualificazione di Corso Mombello, Pian di Nave, e il fatto comunque di continuare su questo solco per noi è importante, perché è una visione di città che ci piace, e quello, il progetto della società Porto Sanremo è quello che si avvicina più a questa idea. La nostra delibera, abbiamo chiesto delle modifiche precise, soprattutto a tutela, più che tutela vuol dire per la continuità in serenità da parte di tutte le associazioni sportive, delle associazioni della grande e della piccola pesca, perché osservazioni che abbiamo fatto anche grazie ai tavoli di confronto che ci sono stati con tutti gli operatori. Dunque abbiamo messo in delibera quelle che erano tutte queste osservazioni, e adesso aspettiamo che la società Porto di Sanremo rifaccia il progetto con queste osservazioni per poi andare in consiglio comunale. Prospettive sull'inizio lavori? Inizio lavori è difficile adesso darlo, però io immagino, per quello che si dice, che dicevo prima, gli uffici, si parla nel 2020. Il passaggio di giunta di oggi è stato quello di individuare il progetto che ritenevamo più innovativo e migliore dal punto di vista dell'interesse pubblico. L'abbiamo fatto richiedendo delle rettifiche al proponente del progetto. Dopodiché, il progetto dovrà essere revisionato, riproposto quindi all'amministrazione, che lo validerà, lo dichiarerà l'interesse pubblico dell'intervento. Un terzo passaggio sarà quello il Consiglio Comunale per l'inserimento nel piano delle opere pubbliche. Dopodiché inizierà la procedura di conferenza di servizi, dove potranno essere fatte delle ulteriori richieste di modifiche da parte degli enti preposti all'approvazione, dopodiché il progetto potrà essere reso definitivo per la gara di appalto, che dovrà essere fatta come al solito. Certamente è un momento di sviluppo, si porterà a un miglioramento indubbiamente dal punto di vista delle presenze, dal punto di vista turistico e anche dal punto di vista commerciale. Certamente avrà un impatto importante e positivo. In conferenza stampa lei ha sottolineato la collaborazione che c'è stata in questo periodo con le attività del porto per la scelta e l'esposizione anche dei progetti presentati. Sì, c'è stato un grande lavoro di ascolto e molti degli spunti che sono stati dati sono stati preziosi. Sicuramente questa è la strada da perseguire, perché ha portato appunto alla salvaguardia di quelle che sono oggi delle risorse esistenti, importantissime, e che devono essere salvaguardate e sostenute. Ma sicuramente ci saranno anche delle ricadute ulteriori, benefiche, dal punto di vista economico per tantissime altre attività. Io penso a tutte le attività commerciali del centro, penso a tutte le attività di ristorazione, così come quelle alberghiere, avranno sicuramente una ricaduta, e quindi si svilupperà tutto un indotto. Questo è, tra gli altri, tra i tanti, anche uno degli obiettivi di queste iniziative che stiamo portando avanti, quindi non solo il miglioramento dal punto di vista urbanistico, ma anche il sostegno del lavoro, dell'occupazione e delle imprese. Finalmente, dopo un lungo percorso di analisi, di confronto dei progetti, dalla parte tecnica, economica e per quanto riguarda tutti gli aspetti di confronto con gli operatori che oggi stanno nel porto, abbiamo trovato una sintesi e scelto quello che secondo l'amministrazione è il progetto che darà uno sviluppo migliore per la città. Cosa può significare per Sanremo, per quella parte di Sanremo, avere un porto nuovo nel giro di qualche anno? Ma intanto
la caratterizzazione di spazi che diventeranno completamente pedonali, si avrà la zona centrale di Sanremo che si potrà girare a piedi senza utilizzo di mezzi, moto, macchine, eccetera, perché verranno lasciate al di fuori. Ma sicuramente un'inversione, cioè la città sarà portata più dentro il porto. Oggi è una struttura che direi molto sottoutilizzata ed è quello che dovrebbe essere la finalità del progetto, è quello di riappropriarsi del porto e quindi creare questo meccanismo di permeabilità tra le aree portuali e la città.